le migliori analisi sulla mentalità attuale purtroppo ce le danno gli psichiatri. Per esempio, leggetevi il libro di Vittorino Andreoli che si intitola Il denaro in testa. Il titolo è tutto un programma. È nato alla base della società una sorta di nuovo individualismo, per cui l'individuo concreto, normale come noi, nella quotidianità, che fa? Perde la coesione della sua personalità, si potrebbe dire la fedeltà a se stesso, si spezza in tante identità quanti sono i ruoli, e cerca di succhiare quanta più gratificazione possibile da questi ruoli. In alcuni deve sopravvivere, in altri c'è qualche gratificazione, ma ha perso primo l'unità della sua personalità, secondo è incapace di esprimere una soggettività politica, terzo, c'è un libro di Luigi Zoia che si chiama così, sperimenta la morte dell'altro. Quindi dice, dopo la morte di Dio, di Nietzsche, di fine 800, c'è la morte dell'altro, cioè l'altro proprio non lo vedo. Ormai sta a una distanza tale che l'indifferenza, oltre che la paura, è diventata il mio clima interiore. Ecco, immaginate di fare la proposta del commercio equo e solidale a uno che sta immerso in questo che gli studiosi chiamano il nuovo individualismo. Perché nuovo? Dicono, l'individualismo classico, quello che ne so, dei primi dell'Ottocento in America, dove quelli volevano costruire ciascuno a partire dall'individuo un'altra società, ci aveva alla sua base una sorta di sicurezza di sé. Questo attuale, il nuovo individualismo, c'ha alla base, nel cuore, profondamente, magari non avvertito, il panico. Cioè uno sente che questa società è ostile alla vita, è pericolosa. Quello che chiamano mercato è una guerra di tutti contro tutti. Non è un mercato come incontro, non è uno scambio, è veramente una guerra. Allora, dentro questo panico, ciascuno abbassa la testa e si organizza a vivere addirittura spezzando se stesso in tanti ruoli, in tante funzioni, in tante maschere.